Mercoledì 28 dicembre, ben ritrovati, sempre in diretta con 8 mattina, anche oggi siamo in diretta dagli studi di Avellino e insieme andiamo a Napoli tra bimbi e natura, con due progetti che possono sembrare diversi ma hanno un unico obiettivo, quello naturalmente di avvicinare i più piccoli al rispetto per l'ambiente e al rispetto della natura. Ne parliamo con chi sta lavorando già da diverso tempo a questi progetti, allora vi presento subito Valeria Balestrieri, operatrice didattica dell'Orto delle Meraviglie. Buongiorno Valeria. Buongiorno Imma, buongiorno a tutti. E Ilaria Cammarata, educatrice ambientale, una spiaggia per il Fratino. Buongiorno a tutti. Io ho detto da subito, è una puntata dedicata all'ambiente ma soprattutto ai bambini, all'importanza di comunicare sin dai primi anni di vita, sin da quando si è più piccoli, il rispetto per l'ambiente, il rispetto per la natura, certi che poi saranno degli adulti che già sanno come comportarsi, che già hanno acquisito, giocando anche, no? Come accade per l'orto botanico realizzato da Valeria per l'Orto delle Meraviglie. Vogliamo spiegare innanzitutto cos'è? Certo, allora l'Orto delle Meraviglie è un progetto appunto portato avanti dall'Associazione Ardea, il cui responsabile è Francesco Riccio, e intende principalmente sottrarre i bambini dalle proprie stanze, dalla tecnologia e portarli all'aria aperta, a contatto con la natura e con l'ambiente. È un progetto ovviamente che trattandosi di orto urbano riscuote un maggior successo soprattutto quando si propone a scuola che si trovano in piena città. Ovviamente un bambino che vive in un contesto più agricolo non si stupisce tanto nel approcciare ad un orto didattico, e quindi questo progetto che noi conduciamo nella zona tra Vomero e Arenella, quindi un centro molto urbanizzato, nel proporlo i bambini si sorprendono tantissimo nel vedere appunto come si semina una piantina, come cresce e quanto il sistema dell'orto sia molto più complesso di quello che può sembrare apparentemente. Magari ci si limita al pensiero di un ortaggio, di una melanzana, e si ignorano tutti gli organismi che vivono all'interno, dal verme che può anche dar un po' diciamo fastidio ai bambini, agli uccelli che si nutrono dei semi che si trovano all'interno dell'orto e così via, insomma. Quali sono le domande più curiose che ti fanno i bambini? Diciamo che tu dicevi la particolarità è stata proprio quella di realizzare un progetto che prevede un contatto diretto con la natura in un centro urbano, al Vomero, dove i bambini magari hanno maggiori difficoltà ad entrare in contatto con la natura, stare all'aria aperta. Diciamo che una delle cose che è più evidente è il fatto che i bambini che vivono in questo caso a Napoli, essendo così abituati all'ambiente chiuso dell'appartamento, della stanza, sono proprio resti a sporcarsi, quindi già mettere le manine nel terreno per loro è un po' non complicato, però sono un po' restii. Ti dicono già da subito, professoressa, che mi sporco il cappottino, mi sporco le scarpette. Sì, ho tutto il terreno nelle scarpette, per esempio, sono le esclamazioni un po' più diffuse. Però piano piano, essendo questo un progetto che entra proprio all'interno della settimana scolastica, quindi c'è il martedì un unico giorno che viene dedicato all'orto didattico, e i bambini piano piano hanno acquisito familiarità, e quindi l'entusiasmo è sempre crescente via via che avanza la stagione scolastica, e quindi c'è una piccola competizione: professoressa, voglio scavare io, voglio mettere io il semino. Quindi diciamo queste prime paure tipiche del bambino che comunque vive principalmente la sua vita in un ambiente chiuso vengono superate. Queste stesso obiettivo per il progetto, ecco, stiamo vedendo delle immagini, vi chiedo, le vediamo tra pochissimo perché poi voglio che ci racconti quali momenti rappresentano queste immagini, però voglio andare subito a una spiaggia per il Fratino, un progetto anche in questo caso che parla ai più piccoli, parla ai bambini, e spieghiamo anche cos'è il Fratino. Sì, noi come Associazione Ardea ci stiamo occupando di questa specie ormai da diversi anni con il sostegno della Regione Campania. Stiamo parlando di una specie di uccello, un limicolo che vive sulle nostre spiagge, fortemente minacciato, tant'è che in Campania ne rimangono purtroppo una decina di coppie soltanto, tutte concentrate sul litorale Domizio, in
particolare nel comune di Mondragone. E mentre insomma nei primi anni lo sforzo è stato concentrato proprio nel censimento delle coppie, perché non sapevamo effettivamente quanti animali fossero presenti nella nostra regione, con gli anni poi siamo passati chiaramente alla parte didattica, alla parte di sensibilizzazione, che è quella che poi in fondo potrà effettivamente difendere questa specie. Per cui da quest'anno stiamo entrando nelle scuole, in particolare nelle scuole di Mondragone, che come ho detto è il comune più interessato dalla presenza di questo animale, ecco, lo vediamo lì nella foto, e stiamo andando a parlare ai bambini di questa specie. I bambini non sanno che esiste questo animale, ma fondamentalmente non conoscono proprio l'ecosistema delle spiagge, perché è qualcosa che loro sono abituati a frequentare d'estate esclusivamente per fare il bagno, ma non sono proprio mai stati condotti a guardare l'ambiente delle spiagge e a vedere che cosa c'è proprio sulla sabbia, che cosa vive, che cosa si muove attorno a noi. Il fratino è una delle tantissime specie che abita questo ambiente, una delle più minacciate appunto, per cui stiamo andando proprio a scuola. Tant'è, Ilaria, che spesso si parla, no? Sentire parlare di spiagge, sì, in pieno inverno, siamo, sì, esatto, a Capodanno, può sembrare strano, invece è stata una scelta la nostra di parlarne in questo periodo, perché educare i bambini al giusto comportamento ambientale significa doverlo fare tutto l'anno. Sì, dicevi, esatto, i bambini non sanno nemmeno come è fatto l'ecosistema di una spiaggia, non hanno idea del potenziale che le nostre spiagge offrono. È dato un dato anche triste un pochino, solo 10 coppie in Campania. In che modo, quello è importante da far capire, in che modo la scomparsa di questa specie di uccelli può modificare quel nostro ecosistema? Allora, guarda Imma, ogni specie rappresenta un anello fondamentale proprio nelle catene alimentari e quindi nel mantenimento dell'ecosistema. Il fratino, quindi, come tutte le specie, a parte, insomma, può avere un la scomparsa del fratino può avere un impatto su tutto l'ecosistema, però può essere anche una perdita anche economica per noi. Ti dico solo che questa specie è inserita tra i parametri per la richiesta della bandiera blu. Quindi dove è presente su una spiaggia il fratino, insieme insomma ad altri parametri che devono essere presenti, noi possiamo richiedere, ecco, la bandiera blu. Noi stiamo vedendo delle immagini informative, però può essere un messaggio chiaro anche per chi gestisce le spiagge, sì, della, esatto, presenti in Campania. Guardate che se volete questo riconoscimento, la tutela di questo animale è tra i parametri. Infatti uno degli obiettivi del progetto è quello di parlare anche con i gestori dei lidi, quindi quelli che sulla spiaggia e con la spiaggia lavorano, per far capire appunto la ricchezza che loro possono avere e possono utilizzare proprio sfruttando le caratteristiche naturali delle spiagge. Parlare con i bambini per noi ha due significati. Il primo riguarda il ricambio generazionale, nel senso che, come hai detto tu, chiaramente questi bambini saranno gli adulti di domani e dovranno essere degli adulti preparati a considerare e ad accogliere quello che vive sul territorio oltre agli esseri umani. E in più noi raggiungiamo un altro obiettivo andando a scuola, parlando con i bambini, cioè che spesso poi questi bambini, che comunque sono portati proprio naturalmente per il mondo naturale, vanno a casa e parlano con i genitori di quello che hanno appreso a scuola. Noi vorremmo un po' ribaltare un concetto. Spesso si dice che bisogna partire dalle nuove generazioni. Non è così. Dobbiamo partire dalle vecchie generazioni, perché i bambini imparano dagli adulti con l'esempio. E allora raggiungere i genitori attraverso i bambini per noi è fondamentale, perché vuol dire che i bimbi si fanno portavoce di quello che noi diciamo a scuola, di quello che gli raccontiamo sul mondo naturale, e quindi poi è tutta la famiglia che in qualche modo poi, quando va in spiaggia, si guarda intorno per cercare questo fratino e per vedere se effettivamente ci sono delle vite. Valeria, sei d'accordo? In fondo l'obiettivo di Ardea Ollus, questa associazione che parte da Napoli ma che è diventata col tempo un'associazione regionale con 130 iscritti, tutti voi siete studiosi, ricercatori, persone che si dedicano alla natura, all'ambiente con professionalità e con impegno. Però perché creare questa associazione? Per diffondere le tematiche ambientali ai più. Pensi che anche in questo caso, come diceva l'invito di Ilaria, si pensa di dover partire dalle nuove generazioni, invece attraverso le nuove generazioni
generazioni, che arriviamo a i grandi, che arriviamo nelle famiglie delle persone. Assolutamente, diciamo che i bambini sono delle piccole spugne e quindi assorbono tante informazioni che di rimando entrano nelle mura di casa, e il genitore è sempre stato, appunto, rappresenta un esempio per il bambino in casa, per come si comporta, per come lo educa, e quindi c'è anche il fatto che il genitore non lo vuole deludere, quindi se c'è una richiesta da parte di un bambino di andare in spiaggia e non buttare la cartaccia a terra, o di vivere comunque in un modo più congeniale nel rispetto della spiaggia, è difficile che un genitore faccia il contrario. E questo è un piccolo esempio che poi si può estendere sui tempi più grandi. Su proprio questa linea possiamo anche fare riferimento ad un progetto sempre scolastico che noi abbiamo condotto a Gragnano, proprio sulle mamme, sui genitori, proprio perché crediamo in questo principio, ed è stato un progetto di ecologia domestica dove si spiegava alle mamme come fare al meglio la spesa, come vivere la casa in modo più sostenibile. In questo mondo in cui tutti corriamo, andiamo sempre di fretta, diciamo di non aver tempo, siete riusciti facilmente a coinvolgere le mamme, a dedicarvi del tempo per spiegare come fare ecologia domestica? Sì, è stato un successone davvero. Noi avevamo una ventina di mamme, ogni volta che siamo andati a scuola erano entusiaste e soprattutto sorprese che dietro a un piccolo gesto ci fosse tanta sapienza, cioè tanta consapevolezza, e quindi alcune mamme, diciamo, ci seguono tuttora. Il progetto, ahimè, è finito, però siamo sicuri che qualcosa è rimasto nelle loro case. L'Orto delle Meraviglie invece è ancora in corso, ha conquistato anche i media. Io leggo da un articolo di Repubblica che parla di voi, in cui spiega proprio come questo progetto nasca dall'idea che veicolare l'idea che non serva certo la tecnologia per immergersi in una realtà multiforme e colorata, basta osservare il mondo che circonda con occhi attenti. Esattamente. Questo è l'obiettivo, imparare i bambini a guardare. Tu dicevi la prima difficoltà è stata proprio che può sembrare una cosa divertente, ma spiegare ai bambini che non volevano sporcarsi, bimbi abituati a vivere in città. Ecco, in questo caso che gioco state facendo? Vediamo. Allora, c'è da precisare che questo progetto riguarda veramente dei bambini piccini, hanno 3 anni, è il primo anno di asilo, e quindi all'inizio, quindi parliamo di un paio di mesi fa, ad ottobre, era proprio difficile gestirli perché non sono ancora bambini scolarizzati, quindi fanno fatica a stare dietro al banchetto. C'è proprio un discorso che ci troviamo a dei bambini che ancora non hanno, non sanno ancora tagliare con le forbicine, non sanno leggere, quindi tutto il progetto si sviluppa principalmente su semplificazioni. Ecco, vediamo anche le altre immagini mentre Valeria ci spiega come portano avanti il progetto. Quindi quando siamo all'aria aperta si fanno, appunto, giochi tematici, lavoriamo proprio nell'orto, abbiamo seminato piselli, abbiamo realizzato delle fioriere. In alcuni casi, quando purtroppo è maltempo e dobbiamo per forza intervenire al chiuso, facciamo delle piccole, piccolissime presentazioni PowerPoint della durata di circa 10 minuti per poter veicolare dei messaggi, per dare delle informazioni, ma tutto sulla base di immagini, perché giustamente, essendo così piccini, non sanno neanche leggere, è importante che il messaggio arrivi chiaro e in modo semplificato. E tra le attività che hanno riscosso maggior successo è stata la semina dei piselli. Abbiamo spiegato che si tratta di piantine rampicanti e quindi abbiamo dovuto mettere una rete, e per loro è stato sorprendente scoprire che i piselli non sono quelli che magari compriamo nella scatolina di alluminio nel barattolo, ma hanno una storia. Vengono piantati in questo periodo, quindi durante l'inverno, hanno bisogno di un sostegno per arrampicarsi, vedremo i frutti in primavera e li faremo raccogliere, li sbucceranno, in modo che il bambino, che in questo mondo
mondo così frenetico è abituato ad avere tutto e subito, inizia a capire anche il concetto di saper aspettare, di avere cura e quindi di imparare, insomma, ad attendere, avere un senso del tempo che adesso invece è voi accelerato. Siete il cuore della quinta municipalità di Napoli, sì. Dicevi la prima, da un lato è stata una scelta di campo proprio coinvolgere bambini che vivono in centri urbani, sì. Che il contatto con la natura, la prima difficoltà doveva essere proprio quella. Come è cambiato poi? Hai detto ad ottobre è iniziato, sì. Un progetto che andrà avanti ancora adesso. Cosa è cambiato poi nei bambini? È cambiato che dopo un paio di mesi noi abbiamo costruito delle passerelle per farli lavorare sulle passerelle, per venirli incontro, no? E adesso invece magari sono seduti direttamente sull'orto a scavare con le manine. Abbiamo comprato un kit, ogni bambino ha la propria palettina, i propri strumenti, il quindi grembiolino. Scusami se ti interrompo, avete dovuto mettere delle passerelle perché non volevano sporcarsi, diciamo, nella terra? Per dare un sentierino, sì, dove potersi forse raccomodare. C'è una foto che forse li fa vedere qualche foto mentre lavorano l'orto. Esattamente. E quindi adesso vediamo che questi grembiolini piano piano vanno via. Esatto, loro sono seduti su questa striscia verde, no? Su questa piccola passerella. Però puoi notare dietro alle spalle di Marilena che qualcuno sta direttamente sul terreno. Quindi e poi, insomma, prima i tempi erano molto più lunghi, già solo per mettergli i grembiolini, stivaletti, si impiegava tanto tempo. Adesso, con la voglia di andare in campo nell'orto, faccio da solo, me lo metto io, perché vogliono comunque iniziare subito l'attività. E niente, insomma, appena ci vedono le maestre dell'orto, quindi abbiamo visto un cambio di atteggiamento, essendo così piccoli ed essendo passati solo 2 mesi, è sicuramente un segno molto importante. Qual è la difficoltà che incontrate entrambe? Invece Ilaria sta lavorando a Mondragone, dove diceva è la spiaggia, è la zona dove ci sono spiagge con la maggiore presenza di fratino, in quanto il vostro progetto innanzitutto è stato un progetto di ricerca e di analisi sul campo per i primi anni, sì. Adesso state lavorando per tutelare la presenza di questa specie in Campania. In che modo porti avanti l'iniziativa? In che modo riesci a comunicare ai bambini l'importanza di mantenere queste specie? Allora, come ti dicevo prima, in realtà i bambini sono, come dire, degli amici della natura, hanno proprio un feeling innato nei confronti del mondo naturale che poi purtroppo pian piano sparisce quando si diventa adulti, per cui noi non facciamo altro che intercettare quella fiamma che loro hanno e mantenerla viva. Al momento la difficoltà maggiore del progetto sta nel fatto che noi stiamo andando a scuola e bisognerà necessariamente prevedere un momento in cui invece si uscirà da scuola per andare in spiaggia, per osservare proprio direttamente l'ambiente naturale. Devo dire però che già le prime battute di questa fase del progetto, cioè questa relativa all'educazione ambientale, hanno dato dei frutti molto interessanti, perché nei giorni scorsi, proprio nel periodo di Natale, noi abbiamo, approfittando di un'iniziativa che c'era a Mondragone, in piazza c'erano dei mercatini di Natale, noi abbiamo partecipato con uno stand tutto dedicato al fratino, ho portato un'immagine, insomma, del tavolo che noi avevamo preparato e abbiamo distribuito del materiale informativo agli adulti fondamentalmente, e sono stati tanti gli adulti che si sono fermati al banchetto dicendo di conoscere già il fratino perché avevano i figli che avevano fatto il progetto a scuola. Quindi con una bella noi soddisfazione, un primo passo. Abbiamo visto sì, il banchetto che avete allestito per parlare direttamente. Sì, sì, noi abbiamo allestito proprio un piccolo diorama con l'ambiente di spiaggia, dove abbiamo messo delle uova finte di fratino, anche per far capire quanto è difficile individuare questo animale spiaggia. Noi purtroppo siamo il principale pericolo, nel senso che rischiamo proprio di far sparire questi animali perché non sappiamo che stanno lì, che esistono e che vivono a fianco a noi, quindi possiamo inavvertitamente calpestare le uova, possiamo portare il cane a fare una passeggiata e lasciarlo sciolto magari quando ci sono i pulcini che sono vulnerabili.
E quindi fondamentalmente... Volendo approfittare di questa trasmissione, immaginiamo che ti stiano seguendo i bambini con sì. cui fai il progetto, i genitori. Ci sono delle regole comportamentali che possiamo dare anche in maniera schematica? Perché dicevi sono piccoli Assolutamente. Gesti. Assolutamente, ma noi queste le abbiamo fatte individuare ai bambini direttamente. Cioè dopo avergli fornito una serie di informazioni sulla specie, ai bambini è stato chiesto proprio di stilare un vademecum. Ho portato un'immagine di questo. Si vede proprio, si vedono una serie di frasi che sono state proprio elaborate dai bambini e sono stati, eccole qua, esatto, e sono stati i bambini a dare questi suggerimenti per salvare questa specie, per cui in questo vademecum c'è scritto ad esempio pulire la spiaggia non con i mezzi meccanici che possono proprio schiacciare i nidi e portare via i pulcini, ma a mano, oppure c'è scritto non lasciare sciolti i cani, oppure c'è scritto non abbandonare i cani, perché i bambini dai racconti che noi abbiamo fatto hanno capito che abbandonare i cani in un ambiente così delicato, oltre ad essere una cosa sbagliata di per sé, ma può rappresentare un pericolo per altre specie. Quindi fondamentalmente questo è proprio il nostro, è proprio il criterio che seguiamo sempre. Cioè non siamo noi a dare delle risposte ai bambini, noi gli poniamo il problema, dopodiché sono loro che ci devono dare delle risposte, gli chiediamo di elaborare delle soluzioni, e quando loro vengono responsabilizzati in questo modo e gli viene chiesto di comportarsi da protagonisti, ti assicuro che i risultati sono eccellenti, perché tu in questo modo li fai ragionare, li fai riflettere, loro capiscono quanto è importante la loro riflessione e diventano appunto i primi protagonisti della protezione della natura. Quindi questo è proprio il metodo. A che quale fascia d'età è rivolto? Per il momento alle scuole elementari, chiaramente poi nel proseguo del progetto cercheremo di coinvolgere anche altri istituti, quindi scuole medie, scuole superiori, tutte le classi di età fondamentalmente, perché è chiaro che poi la protezione della natura deve passare attraverso ogni età. Ancora più piccoli invece i bambini con cui ha a che fare Valeria, a 3 anni dicevi la prima difficoltà, non possiamo farli leggere perché ancora non sanno leggere, esatto. Devono disegnare, quando fa freddo non possiamo portarli all'aria aperta, per cui dobbiamo trovare immagini significative, dire. Ma voi durante questo progetto parlate anche di biodiversità, no? Perché sono due progetti, io voglio essere precisa, quindi piantiamo la biodiversità e l'orto e i suoi abitanti. Esattamente. Come sì. si fa a parlare a un bimbo di 3 anni di biodiversità? Infatti diciamo una delle difficoltà nel lavorare con bambini così piccoli è proprio cercare di semplificare un linguaggio che comunque può risultare complicato, e quindi oltre a lavorare per immagini cerchiamo soprattutto di fare tanta pratica, anche quando magari fuori il tempo non lo consente, cerchiamo comunque di organizzarci con dei vasi col terriccio, portare la strumentazione all'interno in modo che loro possano lavorare la terra anche quando fuori non è possibile. Ad esempio abbiamo piantato l'aglio e abbiamo spiegato appunto le proprietà di questa pianta, ed è stato quasi sconvolgente constatare che seppure questa piantina viene utilizzata in casa normalmente dalle mamme e magari i bimbi la mangiano, non lo sanno neanche, nel vedere l'aglio nessuno dei bambini sapeva cosa fosse. Quindi noi abbiamo tagliato i spicchi, l'abbiamo fatto odorare, abbiamo cercato di stimolare soprattutto i sensi dei bambini. Quindi i giochi che proponiamo sono scatole magiche, li bendiamo, cerchiamo di far riconoscere gli ortaggi attraverso il tatto, andiamo diciamo soprattutto a lavorare sui 5 sensi fondamentalmente, che ci aiuta tantissimo. La locandina che diciamo è stata, che potete vedere, è stata per cercare di coinvolgere un maggior numero di scuole. Parlavamo appunto che si tratta di un orto urbano, quindi le scuole spesso non hanno spazi verdi a disposizione, poiché la scuola che ospita questo progetto, Il Mondo ai Piccoli, gode di questo orto, era carino cercare di fare in modo che anche altre scuole, quindi anche bambini di elementari o medie, potessero venire in questo istituto e poter fare orti, cioè di poter conoscere l'orto urbano. E se invece le scuole ne sono a disposizione,
istituzioni hanno a disposizione uno spazio verde, possiamo andare noi in altri istituti, insomma, a fare. Quindi la prima difficoltà è che una scuola che vive in centro, in pieno centro, non ha la scuola stessa, non ha l'orto, non ha un piccolo pezzo di terra in cui poter più che far giocare, educare i bambini. Io ho una domanda un po' cattiva, magari la faccio io. Il fatto che un bambino non sappia che i piselli non crescono nelle scatole, nel barattolo in cui li vedono, il fatto che un bambino non sappia la cipolla dove si prende e dove si trova, è un po' anche frutto dei nostri tempi in cui corriamo così tanto che non spieghiamo neanche quando cuciniamo ai più piccoli, guarda, la cipolla però si prende in realtà nell'orto, noi i piselli li acquistiamo in scatola per velocità, ma i piselli non crescono nelle scatole. Sì, è colpa sicuramente della società in cui purtroppo siamo immersi, che ci obbliga a correre, ci obbliga ad aggiornarci e ci fa accantonare fondamentalmente la base, i principi essenziali. E quindi pensare all'orto, non bisogna pensare che si è all'antica, voglio dire, non è che mo si vive di scatolette, quindi bisogna veicolare dei messaggi in modo innovativo, usare la tecnologia in modo comunicativo, ma comunque cercare di conservare dei messaggi che sono fondamentali per la nostra vita. Insomma. Un po' quello che diceva Ilaria per il progetto a tutela del fratino nelle spiagge della Campania, in realtà dobbiamo parlare con gli adulti anche. Sì, assolutamente. Ripeto, Imma, i bambini apprendono da noi soltanto con l'esempio. Io non posso dire a un bimbo di non buttare una carta per strada se sono io il primo a farlo, e così vale per tutto quello che noi vogliamo insegnare loro, anche per la protezione della natura. È vero, come dicevi tu, che insomma noi abbiamo dei tempi molto frenetici, non siamo più abituati a spiegare, ma soprattutto noi non siamo più abituati ad osservare, e questo è vero anche per i bambini a scuola. Anche la scuola ha dei tempi sempre più frenetici, per cui parlare di natura, parlare di tempi lenti a scuola insegna ai bambini proprio a guardarsi attorno, a capire che noi non siamo i soli e che viviamo in un mondo molto complesso che va assolutamente compreso, perché altrimenti siamo i primi noi a rimetterci. Prego, Valeria. Ma infatti, diciamo, sempre parlando in termini più generali, anche c'è una grande difficoltà proprio delle scuole, anche nella scelta di libri. Si promuove una cultura molto nozionistica, al bambino si sottrae proprio la possibilità di ragionare, e se non c'è un ragionamento dietro, diciamo, ad ogni cosa, il bambino perde proprio la capacità di interiorizzare delle regole che dovrebbero essere naturali. E quindi da questo punto di vista l'importanza dell'educazione ambientale è proprio nelle scuole, visto che facciamo educazione civica, si faceva educazione stradale, e l'educazione ambientale non è inferiore alle altre materie, tutt'altro. Quindi questi sono dei progetti esterni che delle scuole sensibili recepiscono, ma che forse dovrebbero far parte proprio del curriculum scolastico. Una difficoltà magari in entrambi i casi di qualche bambino che proprio diceva: ho capito, ma perché devo occuparmi di questo fratino, io in spiaggia ci vado a divertirmi, o diversamente, guarda, non mi voglio proprio sporcare, ho le scarpe buone, lascia stare. Cioè, un po' di astio, no? Guarda, con i bambini capita molto raramente, devo dire la verità, perché sono argomenti che normalmente a loro piacciono, però insomma anche quando ci sono dei bambini un pochettino più difficili da coinvolgere, poi alla fine riesci, perché gli fai fare qualcosa che normalmente loro fanno poco, cioè gli fai fare l'esperienza diretta. Oggi purtroppo si tende come dire, a tenerli davanti alla TV, davanti ai videogiochi. I bambini sono sempre più disabituati ad usare le mani, proprio a sperimentare le cose direttamente, e questa invece è una cosa che gli piace, per cui quando tu riesci a fargli fare questo, intanto gli stai dando la possibilità di comprendere proprio direttamente, ma poi gli stai dando anche la possibilità di divertirsi. Valeria diceva: dobbiamo educare i bambini a usare la tecnologia, ma nel modo corretto, e soprattutto a sviluppare i cinque sensi. Sì, esattamente, che è qualcosa che forse oggi si fa troppo poco, perché poi ecco, noi vogliamo proprio riunire questi due concetti, educare e divertirsi. Sono la stessa cosa, non sono separati, devono essere la stessa cosa. Questo è l'unico modo per far comprendere le cose, soprattutto a chi è più piccolo. Non puoi pensare di raccontare qualcosa appunto senza fargli fare l'esperienza. Come ti dicevo prima, adesso stiamo andando a scuola,
ma poi porteremo le scuole fuori, poi la spiaggia la dovranno vedere da vicino, la dovranno osservare, dovranno vederli questi animali. Altrimenti non... E dicevi, proprio in occasione del Natale avete avuto le prime soddisfazioni, il primo riscontro, cioè genitori che vi dicessero sì, ma conosciamo questa specie, conosciamo il progetto perché ci è stato spiegato dai nostri figli. Qual è secondo voi il modo poi di approcciarsi agli adulti? Perché alla fine siamo arrivati al concetto che ha detto Ilaria da subito. In realtà bisognerebbe partire dai grandi, educare un po' tutti al rispetto per l'ambiente, ma forse anche fermarsi e dare più attenzione ai bambini. Viviamo in centro, ma la domenica si può andare in campagna. Sì, diciamo che penso allo stesso ragionamento. Ora immagino qualcuno che mi dirà, sì, facile a dirsi, qualcuno che ci sta seguendo mi dice facile a dirsi, ma se lavoro sempre non ho il tempo. Sì, è vero, però diciamo vale un po' la stessa regola. Se ad un bambino spieghi perché è importante fare in un modo piuttosto che in un altro, la stessa cosa vale per il genitore. Quindi fare l'esperienza diretta, che è possibile insomma usare l'acqua in modo più consapevole, pian piano deve rientrare nelle loro abitudini. Quindi il primo step è fargli capire il perché, quindi il ragionamento. Il secondo step è quello di farlo rientrare nelle proprie abitudini, che purtroppo quella è la parte un po' più difficile. Abbiamo pochissimi minuti, voglio chiedere quindi anche a Valeria la stessa cosa che ho chiesto a Ilaria, volendo utilizzare anche questo spazio per comunicare ai bambini che ci stanno seguendo. No, considerate, è 28 dicembre, non si va a scuola, quindi magari ci sono tanti bambini che ci seguono. Quali sono le regole di rispetto per l'ambiente che trasmetti ai bambini che fanno l'orto botanico con te? Diciamo già abbiamo avuto riscontro che di fronte alla fuoriuscita di un verme da parte, diciamo, dal terreno, che schifo, uccidiamolo. Questo già è un primo esempio concreto del fatto che questo essere è molto importante per il suolo, e quindi sì, la conoscenza stessa del terreno, che per i bambini invece non è per niente familiare, insomma. Qualche consiglio invece da dare ai genitori per avvicinare i bambini alla natura? Portarli all'aria aperta, farli uscire da queste case, da queste stanze, dal cellulare. Purtroppo bisogna spostare gli occhi dallo schermo all'ambiente che ci circonda, che sia spiaggia, che sia terra. Lo sforzo più grande deve essere fatto dai genitori, perché i bambini a 3, a 5 anni non possono autonomamente andare fuori. Però anche più grandi, no? Anche sì, a 10 sì. anni, se non è un adulto a portare il bimbo fuori, a giocare all'aria aperta, a correre, si rischia che restino lì col tablet, con i cellulari, e usare le tecnologie anche a volte per farsi... Ma già affacciarsi alla finestra sarebbe un passo avanti, perché di fronte comunque ci sarà la villa comunale, l'albero di turno, dove ti sorprendi a vedere un uccellino che si posa e canta. Cioè, al momento, soprattutto in un contesto urbano come quello di Napoli, viene proprio ignorato tutto questo, insomma. Quindi l'invito da fare ai genitori è proprio di stimolare il bambino a guardarsi attorno, fondamentalmente. Quali sono i prossimi progetti? Abbiamo detto, l'orto continuerà, come andrà fino avanti e come cambierà? Ilaria già ci ha anticipato, i bambini poi arriveranno in spiaggia. Sì. Così come i bambini arriveranno in spiaggia, avremo delle escursioni anche per i più piccini, porteremo all'orto botanico di Napoli probabilmente, in modo che diciamo, escono fuori dalla scuola e possono insomma apprezzare più da vicino un ambiente un po' più grande, dove si possono dire molte cose in più di quelle dette a scuola, insomma. Ilaria, abbiamo già anticipato che presto, possiamo dirlo anche ai bambini che ti seguono, certamente, che garantiamo a breve si smetterà di studiare, anche se poi si gioca in realtà, sì, non è un vero e proprio studio, però se arriva l'osservazione reale, come fanno gli ambientalisti, come fanno gli studiosi, di capire veramente in che modo si comporta questo fratino sulla spiaggia, come ci comportiamo noi e in che modo contribuiamo purtroppo alla sua scomparsa. Assolutamente, i bambini verranno portati in spiaggia, ma non solo, non saranno soltanto degli osservatori, si trasformeranno in dei piccoli ornitologi, avranno a disposizione dei binocoli, dei cannocchiali, tutta una serie di strumenti ottici che ci serviranno per osservare questa specie senza disturbare, quindi la osserveremo da lontano per capire come si comporta il fratino e come dobbiamo comportarci noi
per non costituire un pericolo e per salvaguardare queste 10 coppie che sono concentrate tutte là. Teniamo presente che se scompaiono da Mondragone, in questo caso sono scomparse da tutta la Campania e probabilmente non torneranno. Quindi, ecco, quindi possiamo dire è solo lì che ci sono, quindi o si interviene subito in quel posto per sperare che questa specie possa riprendere a riprodursi, no? E aumentare, o rischiamo di perderla del tutto in Campania. Sì, esattamente, e comunque tra l'altro è una specie in pericolo non soltanto in Campania ma proprio in tutta Europa, per cui è proprio nostro preciso dovere tutelarla. E poi, come abbiamo detto prima, può trasformarsi in una risorsa. Io devo chiudere, ma assolutamente dobbiamo dire una cosa, una curiosità: solo atteggiamenti che assumiamo sbagliati solo d'estate o anche in pieno inverno ci sono delle abitudini che abbiamo e che in qualche modo infastidiscono la riproduzione? Purtroppo le assumiamo durante tutto l'anno, in estate si intensificano. Pensa solo ad esempio alla cattiva abitudine, che tra l'altro sarebbe già vietata, di arrivare in spiaggia con le auto e di parcheggiare le auto sopra tutta quella fascia di piante della duna che si trovano sulla spiaggia. Questa è una cosa che assolutamente non va fatta, ripeto, è già vietata, ma noi infrangiamo costantemente le regole, magari a volte senza saperlo. Questa sarebbe la prima cosa. E allora, grazie Ilaria Cammarata per essere stata con noi, grazie a Valeria Balestrieri, in bocca al lupo per i prossimi progetti. Intanto questi vanno avanti, quindi bimbi, come si torna a scuola, si torna nell'orto, si andrà presto in spiaggia. Allora, io devo fermarmi, dove siamo? Eccoci, perché devo dare la linea all'informazione, c'è un nuovo collegamento dal touchscreen col sito 8pagine.it per gli aggiornamenti. Noi torniamo subito dopo, sempre in diretta ad 8 mattina. Cambia argomento, ma non tanto, perché torna la rubrica dedicata all'amore per la scrittura, l'amore per i libri, e quindi scopriremo l'autore di oggi. Ma poi, come sempre, come ogni mercoledì, spazio a salute e benessere. Con noi ci sarà il dottor Dello Buono, chi ci segue anche attraverso la pagina social, che chiedo alla regia se possiamo per qualche secondo mostrare anche la pagina Facebook di 8 mattina, perché chi ci segue già lo sa, ci sarà il dottor Dello Buono, con il quale parleremo della postura, come avere una postura corretta, quali atteggiamenti evitare. Allora, la pagina ve la mostriamo dopo? Sì, eccola, no, ce l'abbiamo, questa è la pagina Facebook di 8 mattina, con la quale potete essere costantemente aggiornati sulle tematiche affrontate, sugli argomenti che saranno affrontati in questo salotto e sugli ospiti in studio, e dove questo pomeriggio troverete i momenti più belli di questa puntata e quindi anche l'intervista in cui abbiamo parlato dell'orto botanico del Fratino. Tutto questo tra pochissimo, torniamo subito dopo il TG. Siamo nuovamente in diretta con 8 mattina, prosegue il nostro salotto, prosegue la giornata, in nostra compagnia. Come vi ho anticipato, prima dell'appuntamento con l'informazione è arrivato il momento dedicato all'amore per i libri, all'amore per la lettura, e allora sigla d'incontro con l'autore. Prima parte oggi del nostro salotto dedicato all'amore per l'ambiente, all'amore per la natura, allora anche il libro scelto per la rubrica Incontro con l'autore non poteva che parlare di animali, di ambiente, di rispetto per la natura, di ricerca sul campo. Parliamo di Storie naturali di uccelli, il libro del professor Roberto Guglielmi, che saluto e ringrazio. Grazie a voi di avermi invitato e io do il buongiorno a tutti i telespettatori e sono veramente felice di poter presentare un po' questa mia fatica, questo mio lavoro che racchiude tanti anni di ricerca sul campo. Che riusciamo a presentare grazie alle festività natalizie, perché dobbiamo dire che il professor Guglielmi, originario di Napoli, in realtà adesso non vive più in Campania, proprio per insegnare scienze naturali. Esatto, mi raccontavi, sì, che qualsiasi cosa decidi, in qualunque città sei, continui la tua ricerca sul campo. Sì, sì, quest'amore per la ricerca sugli uccelli mi ha accompagnato. In effetti io ho lavorato in diverse zone d'Italia, sempre come insegnante, prima a Pisa, poi da 4 anni in provincia di Venezia, e lì dove sono andato per insegnare ho sempre portato avanti questa mia passione, questo desiderio di scoprire tanti aspetti della storia naturale degli uccelli, che sono i miei animali preferiti.
Da qui la decisione di racchiudere tutto questo lavoro di ricerca in un libro. Prima di però parlare del libro e di vedere anche alcune immagini che sono contenute in questo libro, che sono poi tutto frutto di una ricerca, quindi sono tutte immagini reali, tutti studi che tu hai effettuato direttamente sul campo nelle varie città in cui ti trovavi, c'è una curiosità: mi hai raccontato come ti sei avvicinato all'amore per l'ambiente, visto che questa, in questa prima parte, questa mattina abbiamo parlato di bimbi e natura, tutto questo lavoro di ricerca parte proprio da una visita che tu hai fatto da bambino. Sì, all'età di 8 anni, nel 1982, mio padre mi portò a fare un soggiorno breve nel Parco Nazionale d'Abruzzo e allora fui rapito in realtà dalla bellezza della natura del parco e dagli uccelli, naturalmente. E quindi cominciai a consultare vari testi, naturalmente ero attirato dalle foto, dalle belle foto a colori che mostravano gli uccelli nei loro piumaggi variopinti. Mio padre aveva un libricino piccolo che io spulciavo e naturalmente venivo veramente preso dalla meraviglia per questi uccelli. E poi ho avuto così il desiderio sin da piccolo di andare sul campo a vedere con i miei occhi questi uccelli che vedevo in questo piccolo libro. Questo è un bel messaggio da dire: portate i vostri bambini all'aria aperta, quello di cui abbiamo parlato nella prima parte, portate i vostri bambini all'aria aperta perché sicuramente potranno ammirare e apprezzare quel che gli state mostrando, tant'è che poi il nostro Roberto ha proseguito per tutta la vita i suoi studi, prosegue questi studi ovunque va, anche lontano da Napoli, e il risultato è stato questo volume, Storie naturali di uccelli e racconti di ornitologia sul campo. Perché hai deciso di racchiudere le tue ricerche in un libro? Dopo tanti anni di ricerche, dopo tante emozioni provate, ho avuto proprio la voglia di divulgare a un pubblico un pochettino più vasto i risultati di queste ricerche, perché penso che tanti si potrebbero immedesimare e potrebbero avere a loro volta la voglia di andare in campo e di vedere questi uccelli. Ci sono capitoli su specie molto rare che mi sono costati molta fatica, in effetti, perché si trattava di stare in campo, trattava di attendere a volte ore il passaggio di questi uccelli, ripeto, molto rari. Il libro ha un filo conduttore importante: entrare in punta di piedi rispetto nella vita quotidiana di queste creature, senza disturbare i loro ritmi, semplicemente sapere qualcosa in più sulla loro storia, ed è quello che hai scoperto che ora vuoi divulgare ai più. Sì, questo è molto importante quando si fa ricerca sul campo, soprattutto per quanto riguarda su alcune specie molto rare come alcune specie di uccelli rapaci. È importante che il ricercatore proprio si nasconda, eviti che l'oggetto dei suoi studi si accorga della sua presenza, perché solo in questo modo si possono raccogliere dati su quella che è la vita dell'animale selvatico nel suo ambiente naturale, e quindi è molto importante questo aspetto, sì, rispettare. Abbiamo delle la immagini del libro che ci ha inviato anche. Vediamo e commentiamole insieme. Da ribadire che si tratta di tutte foto che hai catturato tu. Sì, diciamo, ecco, la gran parte, il 98%, 99% di queste foto sono foto mie. Ecco, questa è molto importante, è la foto di Beli, un piccolo paesino sull'isola di Zresso, lo pronuncio in modo croato, anche perché dovete sapere che lì ho conosciuto mia moglie. In questo paesino io mi sono trovato a svolgere un lavoro molto importante all'interno di un centro di ricerche nato nel 1993 per iniziativa di un ornitologo croato, Goran Susic, il quale voleva con questo centro salvare dall'estinzione una popolazione di avvoltoi grifoni, che sono molto importanti per il benessere, l'equilibrio dell'ecosistema, perché in quanto animali necrofagi, che cioè si nutrono di animali morti, spazzano via dall'ambiente queste carcasse che potrebbero attirare sicuramente agenti patogeni che poi possono provocare delle epidemie. Andiamo avanti con le immagini.
Proviamo ad anticipare qualcosa. Ecco, ma il biancone, un bellissimo uccello rapace che ho studiato, questa è diventata la mia specie target, anche perché, un po' scherzosamente, io dico, questa specie, lo studio di questa specie si adatta un po' bene al calendario dei miei impegni scolastici. È un grande uccello rapace migratore che ha un'apertura alare di 1,80 m che viene da noi in Italia, in Europa, a nidificare in primavera. Nel mese di marzo arrivano questi bianconi e subito la coppia costruisce il nido e la femmina depone un solo uovo che poi si schiude verso la fine di maggio, nasce questo piccolo che poi ci metterà 70-75 giorni per diventare pronto per il volo. Questa è una foto che ho fatto nei pressi del nido a questo giovane biancone ormai pronto all'involo che stava appunto per spiccare il suo primo volo, ed è stato per me veramente emozionante seguire tutta la nidificazione. Naturalmente per fare queste foto occorre una certa apparecchiatura, occorre approcciare nei confronti dell'animale in un certo modo, costruirsi dei capanni mimetici che occultino completamente. Bisogna sapersi comportare in determinati modi, seguire delle regole. Tu scrivi, bisogna entrare in punta di piedi, questo è fondamentale, sì, altrimenti si sortirebbe l'effetto contrario, perché alla fine tutti questi studi devono mirare alla conservazione della specie. Naturalmente un altro obiettivo è quello di sensibilizzare, diciamo, le persone, la gente, al rispetto e alla conoscenza di questi animali, perché devo dire molte poche persone conoscono la biodiversità della nostra Italia, e se vogliamo questo mio libro è un po' un viaggio alla scoperta della biodiversità dell'Italia, anche se solo per quanto riguarda gli uccelli. Altro elemento è far riflettere sugli adattamenti che gli uccelli hanno avuto nel corso degli anni, nel corso della storia, per adeguarsi al nostro habitat. Quanti cambiamenti ci sono stati di cui non ci rendiamo neanche conto? Questo è un aspetto fondamentale, infatti bisogna dire che sono ben poche le specie che sono in grado di adattarsi a quelle trasformazioni dell'habitat causate dall'uomo, e per lo più le specie soffrono per tutti questi cambiamenti. L'urbanizzazione, in generale l'antropizzazione, cioè la trasformazione di un ambiente in chiave umana, crea gravi disagi agli uccelli. Alcune specie come i gabbiani, di cui peraltro si parla nel libro, si adattano bene, vanno a mangiare in discarica, quindi si capisce bene il motivo per cui si adattano. Sono animali opportunisti, gabbiani. Un capitolo del libro è dedicato peraltro a una colonia di gabbiani reali che ho studiato da vicino all'isolotto di Nisida, un bellissimo isolotto che noi abbiamo qui a Napoli. Vediamo ancora qualche immagine. Sì, questa è una ricerca a cui ho tenuto molto, perché volevo seguire un po' le orme di Conrad Lorenz, il famoso etologo scopritore dell'imprinting nelle anatre. Lorenz, oltre che essere stato uno studioso di oche, di anatre selvatiche, è stato un grosso studioso di taccole, cioè sono dei corvidi che vivono in zone diroccate, che vivono in centri urbani dove sono presenti antiche torri. Questa colonia di taccole l'ho trovata in una torre medievale a Vico Pisano, un bellissimo paesino della provincia di Pisa. È una torre fatta costruire sul progetto del Brunelleschi, e all'interno di questa torre sono riuscito a mettere sotto controllo una ventina di cavità, riuscendo a installare dei diaframmi di cartone facilmente rimovibili dall'interno per poter controllare l'andamento della nidificazione, naturalmente senza disturbando il minimo, e alla fine ho potuto fare tutto un monitoraggio della nidificazione, scoprire qual è stato il successo riproduttivo, cioè quanti piccoli sono nati da quelle uova, qual è stato il carico, l'impatto della predazione. È stato tutto uno studio che è durato molto tempo e lo volevo appunto mostrare al pubblico, per cui un capitolo è dedicato alle taccole di Vico Pisano. Abbiamo ancora pochissimi minuti, ma un'ultima curiosità: pur trattandosi di un grande lavoro di ricerca effettuato sul campo, questo libro si pone come informazioni, come informativa per i più, anche per i non esperti, anche per chi non abitualmente segue le tematiche ambientali. Qual è la reazione, qual è il riscontro che hai avuto?
Ma diciamo che prima di tutto molti miei colleghi hanno apprezzato il lavoro, alcuni miei studenti mi hanno chiesto di poter avere il libro, anche se io in effetti quest'anno mi ritrovo a insegnare materie molto diverse, però un po' tutti quelli che mi conoscono sanno che da anni faccio queste ricerche e quindi sono incuriositi, ecco, e vorrebbero saperne di più. E allora, io non anticipo naturalmente altro, abbiamo detto che tutte le immagini che ci sono reali, sono ogni capitolo affronta una ricerca che è il risultato di ore e ore di osservazione sul campo, in luoghi anche diversi, perché queste ricerche sono iniziate a Napoli e poi proseguono nelle varie città. Sì, nel libro ci sono ricerche, diciamo racconti che riguardano mie ricerche svolte in Campania, in Toscana, in Veneto, in Croazia, in tutti i luoghi dove mi sono trovato a operare, a lavorare. E allora, grazie a Roberto Guglielmi grazie per essere stato con noi, complimenti per il suo lavoro di ricerca, ma adesso devo fermarmi per una brevissima pausa pubblicitaria perché torniamo tra poco, si cambia nuovamente argomento, parliamo di salute, parliamo di benessere, con noi in studio il dottor Giuseppe Dellobuono, fisioterapista, ci spiegherà come intervenire nel caso di postura sbagliata, cosa si può fare e soprattutto come prevenirla con il metodo Dellobuono. Tutto questo tra pochissimo, dopo una breve pausa. Ben ritrovati, eccoci nuovamente in diretta con 8 Mattina, si cambia argomento, si cambia rubrica, è arrivato il momento della rubrica in forma. Per la rubrica in forma, come vi ho anticipato già questa mattina in anteprima, oggi parliamo di postura con il dottor Giuseppe Dellobuono, che innanzitutto saluto e ringrazio. Buongiorno dottore. Buongiorno, grazie a voi. Parliamo di postura, un argomento che richiederebbe veramente tanto tempo. Innanzitutto vorrei partire da spiegare ai nostri amici a casa in che modo riusciamo a capire che la nostra postura sia corretta. Beh, diciamo che noi difficilmente ce ne accorgiamo che la postura è corretta o scorretta perché ci creiamo una nostra posizione, un nostro atteggiamento che per noi è quello. Cioè noi possiamo camminare, andare avanti, sederci, alzarci, mangiare, studiare e così via e non sappiamo che la postura possa essere corretta o scorretta. Come fare allora per accorgercene? E la cosa è semplicissima, è una regola che ogni tanto uno si deve controllare vicino allo specchio, perché noi lo specchio ci avviciniamo allo specchio, ma guardiamo se gli occhi, se le labbra, ma non guardiamo la postura. È un qualcosa che per noi non esiste. Esiste la nostra immagine come bellezza del viso, come bellezza dei capelli. Ci guardiamo veramente in tutto, ma non andremo mai a controllare la postura. E allora che cosa dobbiamo fare? Se noi andiamo a vedere la prima slide che potremmo vedere, che cosa vediamo? Vediamo, diciamo, uno scheletro. Che cosa è? Sono le ossa. Le ossa che cosa fanno? Le ossa dovrebbero stare in un perfetto equilibrio. Adesso facciamo un'altra cosa, poi la rivediamo l'immagine, la rivediamo. Io faccio venire qui Maria Chiara. Ecco, la splendida facciamo Maria Chiara, che Maria ci aiuta Chiara a spiegare quindi come avere una postura corretta. Noi abbiamo la splendida Maria Chiara. Che cosa vogliamo fare? Maria Chiara va allo specchio, ma cosa controlla? Controlla la sua bella chioma, i suoi occhi, la sua bellezza nella sua complessità, ma difficilmente, come tutti, vanno a controllare la postura. Che cosa bisogna fare? È semplicissimo. Io mi vedo allo specchio le due punte delle spalle. Se queste due spalle sono in perfetto equilibrio, già sono fortunato. Vuol dire che il peso del corpo, se avete visto prima sullo scheletro, sulle spalle, c'è due bilance. Cioè immaginate di avere un peso qui e un peso qui e la bilancia è perfetta, è in perfetto equilibrio. Un'altra cosa che dovete guardare è la distanza
delle braccia che vicino ai fianchi. Se avete uno e due in perfetto equilibrio, la vostra postura è realmente corretta. È iniziale, ma ce ne sta un'altra, che è quella dei piedi. I piedi, che è difficile andare a vedere una persona, si guarda allo specchio e controlla i piedi, massimo vede le scarpe. I piedi, che come si fa? Deve controllare la passeggiata. Che succede? Noi spesso non ci controlliamo, cioè non controlliamo quando camminiamo cosa succede, ma può capitare che invece di camminare correttamente io posso portare un piede in una direzione e il piede in un'altra direzione completamente sbagliata, che se io faccio un po' di attenzione vedo che c'è qualcosa che non va. Quindi anche in questo caso possiamo essere noi stessi a renderci conto se abbiamo una postura corretta o meno. Esatto, questi sono dei piccoli esempi come fare, oppure la cosa più semplice è prendere le scarpe e controllare le scarpe se sono consumate o meno. Ma che cosa vuol dire consumate o meno? Voi immaginate le ruote di una macchina. Per vedere se le gomme della macchina sono consumate o consumano da un lato, che cosa andate a fare? La controllate, guardate la gomma e dice si consuma dentro, si consuma fuori e così via. Che cosa fate? Mica cambiate le gomme. Dovete controllare perché le gomme consumano all'interno o all'esterno. Allora che succede? Che se una persona controlla le sue scarpe e vede che le scarpe consumano da un lato, che fa? Cambia le scarpe. Deve cambiare la postura e capire quali sono i meccanismi che hanno portato fuori equilibrio l'appoggio della scarpa quando cammina lungo il suo percorso. La stessa cosa che fa il meccanico, controlla quali sono i bracci che portano fuori equilibrio la ruota che la fa consumare, ma non vado a cambiare la ruota perché mi consumerà sempre da quel lato. La stessa cosa, non posso cambiare le scarpe o mettere un plantare per poter controllare il consumo. Cosa comporta proprio al nostro organismo avere una postura sbagliata? Perché è così importante fare attenzione? La cosa più semplice sono i cosiddetti dolori. Che cosa succede? Che noi, se noi, io mi metto, forzo la Maria Chiara a stare in questa posizione esasperata, no? Dove ti fa male di più in questo momento? Dove ti dà fastidio? Quale zona del corpo ti dà fastidio? L'ha detto l'anca. Stiamo esagerando la postura. Gli fa male l'anca. In questa zona, stando sempre in questa posizione scorretta, si crea un'infiammazione. Questa infiammazione che cosa fa? Crea dell'alterazione dei tessuti e questa infiammazione crea una modifica della struttura ossea. Questa modifica della struttura ossea comporta dei danni irreversibili che poi si passerà alla protesi dell'anca e così via. Per cui la postura scorretta negli anni crea grosse alterazioni. Però ricordatevi una cosa, che l'atteggiamento posturale lo si acquisisce da bambini e una volta acquisito si può correggere, però si crea un po' più di difficoltà per poterlo correggere. Abbiamo detto da subito, è un problema che riguarda veramente tutti, adulti, bambini, in qualche modo tutti ci siamo chiesti se abbiamo una postura corretta o abbiamo avvertito qualche fastidio. Lei ha appena accennato però ai bambini, quali sono gli sport più indicati per chi ha questo tipo di problemi? Allora, io quello che dico ai miei pazienti, alle mamme e ai genitori, ricordatevi, lo sport è una disciplina che la persona deve piacere. Cioè lo sport, nuoto, pallavolo, tennis, è una disciplina sportiva. Per cui il ragazzo, il bambino, deve fare lo sport che gli piace. Invece la ginnastica è un qualcosa che ci aiuta a portare in equilibrio il corpo. Per cui ricordatevi, dividete sempre la disciplina sportiva con la ginnastica. La ginnastica è un equilibrio di tutte le strutture muscolari e deve essere fatta bene. Lo sport deve essere quello che vi piace fare. L'educazione posturale in che consiste? Chi deve farla? L'educazione posturale viene fatta sempre, per tutta la vita. Da quando si comincia
a camminare in piedi bisogna controllare la posizione posturale, perché quello che dicevo prima, se una persona non cammina in equilibrio e si porta questo atteggiamento posturale nel tempo, che succede? Che col passare degli anni diventa cronico, si può sempre recuperare, ma si perde veramente tanto tempo. Abbiamo anche delle slide da mostrare, in modo da vedere praticamente come si comporta, ecco, il nostro scheletro. Noi qua che cosa vediamo? La postura scorretta. Ma io ho voluto mettere questa slide delle attività sportive. Che succede? L'attività sportiva non può creare quei danni, non può creare tendinite, non può creare traumi da stress, non può creare, non deve, no, non può, non deve. Ma perché si creano questi danni in un'attività sportiva? Per quale motivo? È semplice, quello che abbiamo detto prima. Se io ho un atteggiamento non corretto, cioè un atteggiamento che non sia ben corretto, ho creato alla struttura muscolare un atteggiamento. Facciamo un esempio. Lei è una bellissima atleta, no? Di danza e così via. Però che succede? Se la sua postura è corretta, nel fare la danza si muove, si diverte, eccetera, eccetera, non succede niente. Ma se lei continuamente ha quell'atteggiamento che dicevamo prima, in questa posizione, abbiamo un equilibrio muscolare completamente non perfetto. Quando andrà a fare dei movimenti agonistici, i muscoli di destra e i muscoli di sinistra non sono in equilibrio. Non essendo in equilibrio, le forze scatenanti sono completamente diverse, creando danni di sciatalgia, danni di vario tipo. Questo ci consente di dire anche come una persona atletica, abbiamo visto, sappiamo, Maria Chiara fa danza, quindi si immagina una postura perfetta. Anche nell'atleta bisogna verificare che in realtà la postura sia corretta, che l'atteggiamento, il modo di impostare il nostro equilibrio, il nostro corpo, sia veramente quello corretto. Ma infatti la maggior parte degli atleti che sono costretti a ritirarsi dall'attività agonistica è proprio questo il motivo, cioè avendo una postura scorretta creano dei danni al loro corpo che diventano poi piano piano non riescono più a recuperare e devono abbandonare la disciplina sportiva perché non riescono ad andare avanti. Se invece hanno un equilibrio posturale corretto è molto più difficile creare un danno al proprio corpo, ma si ha un equilibrio veramente nell'attività agonistica. Ecco, ora la faccio arrabbiare. Abbiamo il computer, uso del PC. Ormai tutti usiamo per tanto tempo il PC. Cosa possiamo fare innanzitutto per assicurarci di avere un comportamento corretto? Se vuoi, Maria Chiara, vai al PC, la regia ci segue, vediamo qual è la postura più corretta. Esattamente. Che cosa succede? Noi vediamo Maria Chiara al PC. La prima cosa che ha fatto Maria Chiara è quella di portare il collo in avanti, cioè è come se vuol portarsi completamente verso il PC. La cosa importante è l'equilibrio, la testa, cioè le spalle. Io devo stare, se noi andiamo a vedere, ecco, in questa posizione il suo peso, il suo corpo della testa sta sulle spalle. Se invece io lo proietto in avanti, che cosa avrò? Avrò un carico a livello cervicale esageratissimo. Questo carico a lungo andare mi infiamma i muscoli cervicali. Come facciamo un po' tutti. Come si fa un po' tutti, per cui la testa deve stare obbligatoriamente un po' distaccata, un po' all'indietro. E noi possiamo vederlo questo, abbiamo una slide che ci fa vedere verso, no, questa qui no, è l'equilibrio, è l'ultima slide che noi andiamo a vedere. Eccola qui. Noi che cosa abbiamo? Vediamo sulla sinistra due posizioni, la posizione che è proiettato in avanti crea danni sia alla schiena che alla cervicale, invece a destra ci sono una serie di misure che bisognerebbe adottare per stare perfettamente in equilibrio e non avere problematiche nella nostra postura. Comportamenti invece da utilizzare nella vita quotidiana. Parlo della slide che precede, questa sulla postura, lo dico per la regia. Ecco qui tantissime situazioni in cui rischiamo di acquisire una postura sbagliata. Ecco, che succede? Che noi vediamo in alto a sinistra alcuni atteggiamenti che non devono essere fatti, cioè
se una persona già ha delle problematiche, soprattutto sulla schiena, e si stende completamente per prendere un vaso in alto, un piatto e così via, che cosa? Sente dei dolori sovraccaricati dalla schiena perché già ci sono danni. Per cui usare uno sgabello, una scaletta e così via. Se noi andiamo, quando prendiamo un bambino a destra e in basso della slide, non possiamo abbassarci, perché già l'abbiamo detto qualche altra volta, se noi prendiamo solo 20 kg per terra, in quella posizione arriva sulla schiena 750 kg. Immaginate, per cui io vado a prendere un bimbo che pesa 10 kg, arrivo sui 300-400 kg, ma io ho preso 10 kg, ma alla schiena arrivano circa 300 kg sulla schiena. Per cui la cosa importante è abbassarsi sulle gambe e sollevare, scaricando tutto il peso della schiena. Poi vediamo gli atteggiamenti. Quando si sta a tavola, se quell'atteggiamento, spesso noi ci poggiamo col gomito a destra, a sinistra e così via, ma quello è un atteggiamento non da adulti, è un atteggiamento che noi abbiamo acquisito da piccoli, e quell'atteggiamento noi lo vediamo, non dobbiamo vedere l'atteggiamento, è il sedere che poggiato sulla sedia non porta l'equilibrio sui due glutei, è come non avere l'equilibrio sui due piedi, per cui la schiena è completamente in postura scorretta, creando grossi danni alla colonna vertebrale. Dal bambino passiamo all'anziano. Come invece si interviene per recuperare una postura corretta anche nelle persone anziane? Ma guardate, essere bambini o essere anziani sulla postura cambia veramente poco. Cosa cambia? È la velocità di recupero, perché mi arriva il bambino che ha delle problematiche, diciamo, di postura, è molto più facile avere un riequilibrio posturale. Con la persona anziana si ottengono lo stesso dei risultati, uguali a quelli del bambino. Ci vuole soltanto un po' più di tempo per ottenere un risultato. Ma ricordatevi che il risultato dell'equilibrio posturale, con la collaborazione dell'anziano, diciamo. Ma cosa vuol dire la collaborazione dell'anziano? Che l'anziano veramente può ottenere dei risultati eccezionali, essere un atleta in base alla sua qualità sportiva, al suo fisico, alle sue capacità. Io l'anziano lo vedo come atleta, non come un anziano che deve stare in poltrona. L'anziano che deve stare in poltrona avrà sempre una postura scorretta, ma l'anziano deve essere un atleta che ha le sue capacità, che ha le sue possibilità di ottenere un risultato. Cosa vuol dire essere atleti? Se noi andiamo a vedere una slide. Una slide sulla ginnastica posturale. Sulla ginnastica posturale, anche. Ecco, se noi andiamo a vedere quella slide un attimo, vediamo degli esercizi. Ecco, questa qui, vediamo degli esercizi. Ginnastica posturale per la schiena, per le spalle e per il collo. Ma questa è la ginnastica che noi facciamo per qualsiasi ginnastica. Se noi andiamo in palestra e seguiamo un corso di qualsiasi nome esso sia, ci fanno fare quegli esercizi. E allora ginnastica posturale che vuol dire? Non significa niente, ragazzi. La ginnastica posturale è fare una ginnastica corretta in equilibrio di qualcuno professionista che vi segue e vi fa fare gli esercizi come si deve. Io le faccio una proposta, abbiamo pochissimi minuti, ma approfittiamo della presenza di Maria Chiara. Ci sono degli esercizi che possiamo mostrare, qualcosa che ci consente di fare, che possiamo fare a casa per ricordare al nostro corpo la postura corretta? Ma diciamo, quando noi parliamo di postura corretta, ci sono una serie di esercizi bellissimi. Facciamo un esempio qui, se ci riesce a seguire, la facciamo sedere Maria Chiara. Oh, la parte più importante di una postura è la base, sono le gambe che devono mantenerci belli forti. Facciamo l'esempio che il mio braccio, lei si aggrappa al mio braccio, in questa, tutte e due le mani, ok, sia una presa, sia un termosifone, quello che volete voi. Maria Chiara che deve fare? Si deve sollevare, ma in che modo? Attenzione, in che modo sollevarsi? Deve ascoltare l'appoggio del suo gluteo e, sollevandosi piano piano, deve ascoltare che i glutei si staccano contemporaneamente dalla sedia. Sollevati piano piano. Esattamente, e deve caricare sulle ginocchia. Quando si andrà a sedere, siediti, io sono un termosifone in questo, deve ascoltare
che i glutei si appoggiano contemporaneamente. Questo è un esercizio, ad esempio, semplicissimo che possono fare tutti a casa e serve a riportare in equilibrio i meccanismi muscolari delle gambe e ottenere un rinforzo delle ginocchia, delle caviglie e così via. Questo già è un esercizio da casa. Fatelo e vedrete che otterrete veramente dei grossi risultati. Ce ne sono tanti altri, uno più bello dell'altro, ma li possiamo vedere. Se Maria Chiara la facciamo in piedi, visto che abbiamo fatto le gambe, è sempre un termosifone un po' lontano, deve fare i piegamenti sulle braccia. Lei cosa fa? Ti pieghi, piegati, non ti preoccupare che ti tengo, spingi. Facendo questi movimenti, sollevando i gomiti in alto, esatto, vedi, solleva i gomiti, porta il petto vicino al mio braccio, stendi col busto dritto come da atleta, questi esercizi, allora cosa fa? Fa una serie di piegamenti sulle braccia, non c'è bisogno di mettersi a terra, perché stando in piedi, invece di farne due a terra, ne farò 20. Stando seduti con al termosifone è il numero importante, ne farò più di uno, più di due, più di tre. Quindi non bisogna pretendere troppo anche dalla persona non atletica, questa dimostrazione che tutti, io ora sarò attenta anche io negli atteggiamenti, perché è solo questione, come diceva lei, di particolare attenzione. Fare esercizi cosa significa? La ginnastica posturale, diceva, cos'è? Una ginnastica fatta correttamente con una persona che ti segue. Esatto, un'altra cosa importante per le persone che dovete fare a casa è ricordatevi ritrovare l'equilibrio posturale. Come? Camminando scalzi, però non scalzi sul pavimento, ma scalzi su una struttura non in equilibrio, su delle pietre piccoline, cioè il pavimento non deve essere un pavimento piano, ma deve essere dissestato, perché il piede deve ritrovare con le sue informazioni, perché ne ha tante il piede di informazione, un equilibrio al tutto il corpo. Siamo in chiusura, ma solo un'ultima domanda che sicuramente gli amici da casa vorranno sapere: quante sedute invece, intervenendo in fisioterapia, quindi intervenendo col metodo dello buono, sono necessarie per recuperare una postura che non sia più sbagliata? Questa è la cosa più importante, perché prima di fare ginnastica, prima di fare qualsiasi attività, io devo riportare i muscoli in equilibrio. Quante sedute? Le sedute sono veramente poche, bastano 2-3 sedute per ridare ai muscoli l'equilibrio per poter fare un esercizio ginnico. Non fate la ginnastica se prima non avete in equilibrio le strutture muscolari. Le strutture muscolari vuol dire che gli agonisti, gli antagonisti di destra e di sinistra abbiano la stessa elasticità, abbiano la stessa forza, in modo che quando vado a fare un'attività sportiva uno non lavora scoordinato con l'altro. Prima un ottimo trattamento con il metodo dello buono, che siamo riusciti a fare veramente delle catene cinetiche di lavoro incredibile, poi fare la ginnastica e un equilibrio posturale perfetto lo avrete tutti. E allora, grazie al dottor Giuseppe Dello Buono per la sua disponibilità e per i consigli che ha dato agli amici a casa. Grazie alla bellissima Maria Chiara per essersi offerta come modella oggi e quindi mostrare a tutti come comportarsi nella maniera più corretta possibile per avere una postura che sia equilibrata e quindi naturalmente raggiungere l'equilibrio fisico, che è quello di cui parliamo, stare bene a 360 gradi, esatto, sempre. E allora, grazie al dottor Dello Buono, ma grazie anche a tutti voi. Salutiamo insieme gli amici che ci seguono da casa, perché è arrivato il momento di chiudere. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con l'informazione, c'è il TG regionale di 8 Channel. Noi ci rivediamo domani.